I giochi del Mediterraneo del 2026 saranno certamente una occasione importantissima, unica per Taranto. E partendo da questi giochi del Mediterraneo parliamo delle attività sportive e di tutto ciò che ruota intorno allo sport, come anche attività appunto delle varie società dilettantistiche. Ne parliamo con Dante Capriulo, l'avvocato Dante Capriulo, candidato al Consiglio regionale pugliese con Puglia solidale e verde. E allora, se lei dovesse essere eletto in regione, in che modo si impegnerebbe per favorire, per promuovere la pratica sportiva e per promuovere anche l'attività appunto delle varie società dilettantistiche? Sì, è un traguardo storico, eccezionale, su cui ovviamente dobbiamo ringraziare sia il sindaco di Taranto, l'amministrazione comunale tutta e la regione Puglia. Noi siamo stamattina qui sul Mediterraneo a fare questa intervista, che è questo straordinario mare che unisce anche diverse culture con tutti i problemi che abbiamo, e quindi immaginare che nel 2026 Taranto sarà il centro del Mediterraneo attraverso i giochi del Mediterraneo, diciamo, apre il cuore e contemporaneamente apre anche una nuova prospettiva, perché vuole rappresentare nell'idea di tutti quelli che abbiamo proposto, diciamo, questa candidatura, proprio di dare un'immagine nuova alla città, che non è soltanto un'immagine di carattere sportivo, che, diciamo, su cui poi ritornerò un attimo perché è fondamentale, ma proprio un segnale di nuova cultura della città, di apertura, di una città che si apre e non si chiude così come è stato, diciamo, in anni passati. Quindi da questo punto di vista è un obiettivo fondamentale che noi dobbiamo portare avanti, e su questo sarà fondamentale il ruolo della Regione, perché come tutte le cose importanti ha anche un costo importante. Parliamo di un budget che al momento, diciamo, è già stimato in circa 300 milioni di euro, con una parte importante che darà anche lo Stato e con una parte che dovrà mettere necessariamente la Regione Puglia e il Comune di Taranto. Quindi sarà importante mantenere questi impegni. Dopodiché, con i giochi del Mediterraneo noi abbiamo anche l'obiettivo in questo percorso, perché non è che si, diciamo, concretizzerà soltanto in quel mese del 2026 quando ci saranno i giochi, ma ci sarà un percorso di accompagnamento che prevede ad esempio tutta l'innovazione dell'impiantistica sportiva, che nella nostra città e nella nostra provincia è molto molto deficitaria. Quindi noi rifaremo grandi impianti, penso allo Iacovone, penso, diciamo, al Palamazzola. Costruiremo finalmente una piscina olimpionica, ma ci saranno impianti anche in tutta la provincia di Taranto, quindi sarà il New Deal dell'impiantistica sportiva tarantina, e questo ovviamente consentirà anche a tutto il tessuto delle associazioni sportive dilettantistiche, che io conosco benissimo, di poter, diciamo, rivivere una nuova stagione rispetto alle tante difficoltà che hanno oggi. Credo che avere un'impiantistica adeguata per loro sarà sarà molto importante, perché potranno svolgere le loro attività senza tutti i patemi d'animo che hanno oggi. Ovviamente come Regione Puglia, cosa che per la verità nel recente passato è stato anche fatto ma va ancora di più incentivato, dobbiamo sostenere le vere associazioni sportive dilettantistiche anche con contributi economici importanti, perché l'ho sempre detto, io che mi interesso di sport da sempre, l'attività sportiva svolge anche un fondamentale ruolo sociale, non è soltanto, diciamo, un movimento di muscoli, ma è anche il far stare insieme le persone, farle crescere, integrazione sociale. Quindi lo sport ha una funzione sociale fondamentale, e quindi su questo la Regione Puglia si dovrà impegnare, impiantistica e aiuti alle associazioni sportive dilettantistiche.